Allora, da ieri è iniziata la protesta dei lavoratori di Fondazione Calabria Etica, 34 lavoratori che sono ancora in attesa di avere delle risposte riguardo i progetti e, insomma, e per cui c'è stato un impegno di spesa ma che non sono mai partiti. Esattamente, esattamente. Noi abbiamo nello specifico il nostro il progetto che riguarda l'articolo 34, cioè siamo stati praticamente contrattualizzati in merito ad alcuni progetti, nello specifico tre, che riguardano appunto il sociale, che sono stati in massima parte, se non per intero, finanziati dalla Comunità Europea. Abbiamo iniziato a lavorare nel mese di dicembre 2014. Ad oggi, nonostante nel contratto sia espressamente previsto che mensilmente ci sia dovuto un compenso, nessuno di noi è stato pagato. Ma la cosa che più, diciamo, ci ha fatto perdere le staffe e comunque ci ha determinato a fare questa occupazione, quindi in qualche modo a dare un segnale forte all'opinione pubblica e ai politici e alle istituzioni che ci stanno in questi mesi ignorando, se non maltrattando, è stato il fatto che le persone, i nostri referenti politici, il dirigente generale, il commissario, la direttrice e tutto lo staff regionale, a partire dalla segreteria del Presidente del Consiglio e del Presidente della Regione, non hanno fatto altro che rimpallarsi le relative responsabilità, le relative mansioni e la relativa gestione. Chi dice che si tratta di atti di gestione, chi dice che si tratta di atti politici, fatto sta che noi ad oggi continuiamo a lavorare, continuiamo a venire qui in fondazione e non siamo stati mai, mai, mai retribuiti. Ci sono stati anche degli incontri di recente anche con il capo di gabinetto del Presidente Oliverio, come è andata? Allora, ci siamo incontrati una delegazione di noi, dopo aver parlato più volte col direttore generale De Marco, siamo andati la scorsa settimana, martedì precisamente, presso il segretario particolare di Oliverio e presso il capo gabinetto di Oliverio, sempre a discutere di questa nostra problematica, di questa nostra mancanza di coerenza, di chiarezza, di trasparenza e questa loro grave inadempienza. E ci sono state date in parte delle rassicurazioni, nel senso che ci è stato detto che nell'arco di massimo 24-48 ore avremmo avuto una risposta. Abbiamo già anticipato loro che qualora questa risposta non fosse arrivata, noi avremmo comunque, saremmo passati alle maniere più incisive, nel senso che avremmo occupato la fondazione. E così ieri mattina all'una abbiamo deciso di iniziare questa protesta. Da lunedì ci sarà un'intensificazione delle proteste e l'arrivo anche di altri, diciamo, di altri lavoratori che confluiranno, insomma, in un'unica protesta. Sì, lunedì la mobilitazione sarà generale, nel senso che non riguarderà solo l'articolo 34 che, ripeto, ha iniziato questa protesta e questa forma di manifestazione, ma coinvolgerà tutti gli altri lavoratori che in qualche modo sono stati anche loro coinvolti in questa sorta di meccanismo diabolico, nel senso che ci hanno continuato a far venire qui a lavorare, a prestare la nostra attività professionale, fisica, tecnica, eccetera, senza che avere alcuna retribuzione. Tra l'altro ci tengo ad aggiungere che poiché molti di questi contratti nel corso sono scaduti, è chiaro che molto del personale che faceva servizi di segreteria, di protocollo e di quant'altro è venuto a mancare. Quindi alcune professionalità di titoli elevati, avvocati, architetti, nei giorni scorsi si sono trovati a dover svolgere mansioni di segreteria, rispondere al telefono, aprire la porta e tutto ciò che riguarda appunto questo tipo di competenze. Quindi voglio dire, noi vogliamo lavorare, l'abbiamo dichiarato, l'abbiamo nei fatti dimostrato, appunto mettendoci a disposizione a fare qualsiasi tipo di cosa, però vorremmo quantomeno essere pagati e soprattutto essere rispettati in quanto lavoratori e in quanto persone che comunque hanno una dignità anche professionale, insomma.